Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti, questa è l'ultima nostra puntata sull'insonnia e come trattare l'insonnia, no? Esatto. Il Abbiamo titolo è? visto, il titolo è Mantieni la rotta e dormi bene, e l'idea è quella proprio di dare alcune indicazioni pratiche che servono proprio per mantenere i risultati che piano piano si raggiungono nel trattamento dell'insonnia. E allora a questo punto, vedete, ci serviamo delle linee guida europee per la diagnosi ed il trattamento dell'insonnia, che poi voi potete trovare, no? Sì, metteremo Indicate poi l'indicazione del sito dove l'indicazione del trovare, sito. certo. E queste sono particolarmente interessanti perché proprio ci danno proprio la rotta che deve essere seguita e qual è proprio il protocollo o anche i farmaci che possono essere usati e se servono o non servono. Allora, qua io adesso vi leggo le raccomandazioni più interessanti riguardo il trattamento e l'iter terapeutico. Queste sono le indicazioni delle linee guida. La terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia viene considerata come il trattamento di prima linea per l'insonnia cronica in soggetti adulti di ogni età. Di prima linea, diciamo solo che vuol dire il trattamento d'elezione, quello più efficace, quello che dovrebbe essere utilizzato subito appena il problema si Si presenta. presenta, esatto. La terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia è un intervento multicomponenziale, effettuato sia individualmente che in gruppo, in diverse sessioni. Abitualmente vengono considerate o suggerite dalle 4 alle 8 sessioni. Che si articola in interventi di psicoeducazione sull'igiene del sonno, che noi abbiamo Abbiamo visto visto, nelle puntate su scorse. tecniche comportamentali, restrizione del sonno e controllo dello stimolo, che abbiamo già anche accennate, di rilassamento e di terapia cognitiva. Di modo l'efficacia della terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia è stata testimoniata in meta-analisi di trial clinici controllati. Il trattamento farmacologico, qua dicono, può essere somministrato solo in caso di inefficacia della terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia o nel caso in cui questa non possa essere disponibile per il paziente. Ora, qua ci danno già delle indicazioni che dalla prima linea proprio è importante il trattamento consigliato e la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia. Ecco, queste raccomandazioni sono in accordo, qua scrivono, di tutte le società mondiali, dalle società americane, da quelle inglesi, tutte dichiarano che questi protocolli sono quelli validati scientificamente e veramente efficaci per trattare questo Magari problema. possiamo dire che validati scientificamente significa che sono state fatte delle prove su un numero importante di casi, centinaia, migliaia di casi, e l'applicazione di queste linee guida ha dato prova di efficacia, vuol dire risolvere il problema della persona, in questo caso l'insonnia cronica, e poi il mantenimento di questi risultati nel corso del tempo. Quindi l'idea è Noi quella. abitualmente vengono anche fatti, chiamiamoli follow up, la verifica a Esatto. 3 o 5 anni, e noi ormai da tantissimi anni che trattiamo anche questo problema, ed è abitudine spesso richiamare i pazienti o Certo. sentirli, e si vede che in realtà se hanno, come mi diceva un paziente, mi diceva, scusi, ho a disposizione tutte queste tecniche, basta che le applichi e le posso garantire che ho un ventaglio di tecniche e so che funzionano. Quindi, Certo. Una cosa che può sembrare strana è le 4 o le 8 sedute. Come abbiamo già detto nelle puntate scorse, non pensiamo in 4 o 8 incontri di risolvere il problema della persona, soprattutto per chi soffre di insonnia cronica, che vuol dire magari da più anni. 4 o 8 sedute servono ai terapeuti per dare alle persone gli strumenti da utilizzare che devono diventare un'abitudine, devono diventare uno stile di vita, perché sappiamo che spesso ma l'insonnia cronica è legata a delle infatti abitudini delle abitudini sbagliate, sbagliate. infatti poi leggevo qua, quando la terapia, l'intervento farmacologico può essere somministrato solo in caso di inefficacia della terapia cognitivo-comportamentale. Certo. Però, a me, ne parlavamo proprio prima, ma
e inefficace. Le tecniche funzionano, il problema è inefficace quando le persone non le applicano. Certo. E lì è come andare in palestra, no? Cioè, uno dice, vabbè, vai in palestra 3-4 volte alla settimana, fai questa alimentazione e otterrai dei risultati. Ma se io non mi alimento in un certo modo, non vado in palestra, non mi alleno, è molto difficile ottenere sì. risultati. Quindi infatti qui abbiamo affrontato anche il discorso sulla motivazione, e cioè perché una persona dovrebbe cambiare abitudini. Beh, l'insonnia rischia di diventare un problema molto invalidante, e l'utilizzo dei farmaci purtroppo tende a cronicizzarla. Tutte le ecco, ricerche dimostrano. Infatti qua vedete ci sono, c'è proprio, spiegano, abbiamo visto i trattamenti di prima linea sì. e abbiamo visto che la terapia cognitivo comportamentale per certo. Poi dicono quali sono gli altri trattamenti raccomandati, e qua parla di farmaci. Ripetiamo che i farmaci vanno prescritti e devono essere prescritti per un tempo limitato. Ecco, infatti qua dicono. E poi c'è ancora l'efficacia, perché non tutti i farmaci, non tutte le sostanze hanno dimostrato di essere efficaci. Allora, i trattamenti raccomandati sono le benzodiazepine, però c'è scritto massimo per 4 settimane, perché poi dopo si creano dei problemi, che si sanno, dipendenza e altri problemi. Quindi, ma anche i antidepressivi invece debbono essere utilizzati sempre, anche qua scrivono, per un breve termine. Certo, quindi, sono un supporto, un aiuto temporaneo che serve per affrontare la terapia in una maniera magari un pochino più facilitata. Quindi qui c'è un elenco incredibile di tutti i farmaci. Alcuni ci sono delle sostanze anche che noi sentiamo continuamente nominare come rimedio dell'insonnia, di cui sentiamo fare tante volte la pubblicità. Ma allora ecco qua dobbiamo parlare dei trattamenti non raccomandati. Guardate, ecco qua proprio ci viene da sorridere, perché le persone si chiedono, ma perché fanno la pubblicità di queste cose se poi non funziona? La melatonina per esempio viene considerata con inefficienze, evidenze non efficienti e non efficace. Non ci sono evidenze di efficacia. Non ci sono evidenze di efficacia. Poi anche la valeriana c'è scritto una debole efficacia. Quindi qua ci sono elencati tutti quelli che possono essere anche suggeriti in farmacia. Beh, magari funzionano per le persone che possono avere un momento di difficoltà nel sonno, una situazione sì, temporanea. Ma non servono per chi soffre di insonnia cronica. Non dobbiamo pensare che il farmaco risolva il problema, perché purtroppo non lo risolve, va a tamponare una situazione momentanea, ma quello che funziona è cambiare delle abitudini disfunzionali perché? Che tendono a protrarre questo disturbo. Perché l'iter della persona abitualmente è questa. Soffre di insonnia e incomincia a lamentarsi. Guardate che soffrire di insonnia di due o tre volte alla settimana per 2 o 3 mesi diventa cronica. Certo. E vuol dire che e quando diventa cronica? Quando incomincia a realmente a incidere nella mia esistenza. Possiamo ripetere un attimo quello che abbiamo detto nelle altre puntate, che può capitare a tutti di non dormire una notte o due notti in un periodo stressante o difficile della vita. Quello che poi si innesca purtroppo è l'aspettativa negativa che comincia a far sì che le persone dicano adesso di nuovo stanotte non dormirò, quella famosa profezia che si autoavvera sì. di cui abbiamo parlato. No? E poi abbiamo anche insistito molto sulle buone abitudini. Le buone abitudini. Questo è veramente certo. molto importante, perché certo. in certi casi è proprio sufficiente, e ne abbiamo visto, modificare alcune abitudini per dormire subito bene. Sì, ma sapete quanta gente ha l'abitudine di guardare la televisione a letto? Quando vengono da noi, io chiedo, e una prima regola è il letto si usa soltanto per dormire o per fare sesso. In ogni caso si utilizza per creare l'abitudine mentale, certo. mentre vado a letto spengo la luce. E rilasso, dormo. Mi diceva proprio ieri una signora, mi dice, ma io quando gli davo da compilare il diario del sonno, quando chiude la luce, ma io lascio il televisore acceso e magari mi addormento, poi un po' mi risveglio, non so quando apro e chiudo la luce. Ma perché qualcuno pensa, siccome si addormenta sul divano davanti alla televisione, anche lì vedi come funziona l'associazione. Comincia a pensare che la televisione sia un facilitatore. La televisione non è un facilitatore.
La televisione è lì, io sono sul divano, mi addormento perché sono stanca, ma non è che poi mi sveglio, vado a letto e riaccendo la televisione. A quel punto dovrei andare a letto, sì. La televisione rimane spenta, perché è vero che a volte sentir parlare o sentire un sottofondo di un qualche tipo può essere così un accompagnamento al sonno, sì. Ma purtroppo dobbiamo ricordarci che gli schermi luminosi interferiscono. Interferiscono con le fasi che precedono, no, l'addormentamento. Infatti, quello che si consiglia è di non guardare più la televisione dopo mezz'oretta prima, un'oretta certo. prima, e usare quella in cui insisto sempre, che è la routine della buonanotte. Sì. Gradualmente avere tutta una serie di comportamenti che poi mi inducono il sonno, certo. che il cervello li registra come mi sto preparando a dormire, e quando vado a letto e chiudo la luce e ora mi do una buona notte da solo, sorrido ed entro naturalmente nel sonno. Sì. Ecco, questi sono tutti accorgimenti, certo. quindi quello che su cui insisto... In sostanza a volte funziona, non lo possiamo dire, anche perché c'è, lo conoscete tutti, quell'effetto che si chiama effetto placebo. Io mi convinco che qualcosa fa addormentare, penso che avendo la presa sia in una condizione di maggiore favore per provocare la condizione del sonno e quindi mi addormento. Sì. Ma in realtà appunto le ricerche ci dicono che queste sostanze possono essere dei facilitatori, ma sicuramente non sono in grado di trattare l'insonnia cronica. Quindi attenzione a pensare che quello possa essere una soluzione. No, perché altrimenti il percorso è sempre quello. Sì. Cioè vanno lì, non soffro, incominciano a non dormire per un po' di tempo, vanno in farmacia, ti consigliano uno di questi rimedi naturali, ovviamente non funziona, dopo un mese o due e continua quindi con l'insonnia cronica, certo. vanno dal medico di base, la sequenza è sempre questa, vanno dal medico di base, il medico di base gli dice di prendere un dosaggio basso di benzodiazepine perché sa che funziona, sì, e gli dice gli ansiolitici per 4 settimane, 5, dice non lo prende lui, sperando che le cose si rimettano a posto. Certo. Quando il paziente ritorna e dice non funziona, allora il medico di base dice e li manda dallo psichiatra. Ma ecco qua, che poi tu leggerai l'altra parte, perché... lo psichiatra non dà delle indicazioni o dei protocolli sull'igiene del sonno, ma aumenta abitualmente la dose inserendo altri farmaci. Teniamo conto che questo percorso, come adesso vi leggerò, non è basato ovviamente sulla cattiva volontà o sulla non professionalità. Mi sembrerà incredibile, ma questi protocolli di intervento, cioè la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia, è molto poco conosciuta ed è il motivo per cui noi ci stiamo spendendo per diffondere queste conoscenze. Qui su questo sito, che poi andremo appunto a mettere, che riporta le linee guida europee per la diagnosi e sì. il trattamento dell'insonnia, i ricercatori scrivono: vanno espresse alcune considerazioni in merito alle raccomandazioni per l'insonnia. Nonostante la terapia cognitivo-comportamentale sia ritenuta il trattamento di prima linea, questa non è facilmente accessibile ai pazienti. Solo una minoranza di casi riceve questo trattamento in Europa, così come in Italia. Nella pratica clinica di tutti i giorni, dall'assistenza sanitaria di base alla realtà dei centri specializzati, l'insonnia cronica viene comunque trattata principalmente attraverso la somministrazione di terapie farmacologiche, che non di rado vengono assunte, come diceva il dottor Rolla, dai pazienti per un periodo che va ben oltre quello consigliato. Quello consigliato sono massimo 4 settimane. Questo fenomeno non può essere ricondotto unicamente ad una scarsa conoscenza o aderenza degli operatori sanitari rispetto alle linee guida di riferimento, ma deve essere letto come il bisogno di divulgazione di conoscenze specifiche e di formazione di professionisti in grado di somministrare la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia e quella di renderla disponibile sul territorio nazionale. La sfida per il futuro è quella di implementare una robusta rete di clinici che possa trattare tempestivamente questo disturbo che, se sottovalutato e non trattato in maniera adeguata, può portare a conseguenze drammatiche per la salute mentale e fisica dei pazienti, gravando ulteriormente sul sistema sanitario nazionale. Quindi il nostro obiettivo in queste puntate è proprio questo, divulgare, diffondere la conoscenza di questo trattamento,
Noi abbiamo un programma che si chiama Buonanotte Insonnia, che si basa proprio su queste linee guida. Due, quattro incontri ed è di gruppo, in modo tale, quindi il prezzo è più che accessibile, ma quindi è rivolto a tutte quelle persone che già soffrono di insonnia cronica o incominciano a dormire male. Anzi, prima di aspettare che l'insonnia diventi cronica, probabilmente se uno impara subito delle strategie e delle tecniche, il problema lo risolve realmente molto velocemente. Tutti i casi che abbiamo trattato, quando l'insonnia era cronica, alcuni avevano 10 o 15 anni anche di insonnia, ovviamente ottengono anche risultati, ma come diceva prima la collega, bisogna che si esercitino costantemente sulle tecniche che impareranno. Ecco. Esatto, quindi rivolgetevi a terapeuti che vi possono fornire il trattamento cognitivo comportamentale per l'insonnia. 4-8 sedute in cui voi imparate delle strategie, imparate degli strumenti che rimarranno per sempre a vostra disposizione. Ecco il suggerimento che si tratta. Guardate, se andate a qualunque terapeuta, vi chiederà di compilare subito il diario del sonno, vi farà compilare il questionario per misurare l'indice dell'insonnia, la gravità del vostro problema e magari anche il questionario sullo stress. 2-3, molto veloci. Sì. Ma vi chiederà di riportare quello del diario del sonno dopo una settimana. Sì. Dopo una settimana uno già un'idea di com'è, come qual va, come funziona, qual è il problema e si può iniziare bene il trattamento. Ecco, se il terapeuta da cui andate non vi dà il diario del sonno o non vi dà dei questionari, non vi dà delle indicazioni, bene, forse non è esperto nel trattare i disturbi. Bisogna misurare e poi avere delle strategie per lavorare immediatamente. Sì, e così appunto potete mantenere la rotta e dormire bene. Benissimo, buona giornata e arrivederci alle prossime. Grazie, arrivederci.